Nel celebrare oggi il 197° anniversario di fondazione, nell'anno del 150° dell'Unità d'Italia, non posso non ricordare come l'arma sia stata, con immutate funzioni, prima interprete dello spirito risorgimentale e poi vigile e affidabile sentinella di legalità dell'Italia unita a difesa del bene comune e dei valori fondanti della nostra nazione. Così stamane Luigi Longobardi, comandante della Legione Carabinieri Abruzzo, ha iniziato il suo discorso in occasione della celebrazione del 197° anniversario dell'arma, svoltasi presso la caserma Rebeggiani. Occasione per rendere noti alcuni dati di cui i carabinieri della nostra regione possono vantarsi. Quasi 40.000 reati perseguiti da carabinieri in Abruzzo nel periodo che va da giugno del 2010 a maggio del 2011. 10 gli omicidi scoperti, 88 le estorsioni delle quali sono noti gli autori, 781 i furti scoperti. Nell'attività di contrasto all'usura sono state arrestate 8 persone, mentre la lotta al traffico di stupefacenti ha consentito l'arresto di 400 persone e la denuncia di oltre un migliaio. Quanto all'attività dei reparti speciali, oltre 1.300 le ispezioni effettuate dal NAS e dal NOE. Dai dati, afferma il generale di brigata Luigi Longobardi, si evince che la regione Abruzzo non ha un tasso di criminalità elevato, tuttavia, essa non è immune da tentativi di penetrazione della malavita organizzata. Il comandante ha parlato inoltre della fiducia e del rispetto di cui i militari dell'arma godono tra la gente comune. La fiducia e il rispetto di cui i militari dell'arma godono tra la gente comune non sono dovuti tanto a questi risultati più o meno clamorosi, che pure non possono non riempire di orgoglio ogni carabiniere. Essi nascono invece dalla presenza costante dei carabinieri nella vita di tutti noi, da quei gesti di eccezionale quotidianità che ne fanno eroi che non sapevano di esserlo.